E buongiorno mondo, stiamo andando in direzione Buda, ci siamo svegliati con calma oggi perché ieri dopo i 16 km camminati era giusto e doveroso fare un po' di pausa e di riposo. 17 km. Mi deve correggere sempre, 17 km. 17.7. Va bene, quasi 18 km. Comunque adesso gliene farò fare altrettanti visto che fa la sganassa qui che si arrabbia, quindi siamo presenti davanti alla sinagoga grande e niente, cerchiamo un posto dove fare la seconda colazione perché nel B&B ci siamo fatti un tè solubile, no, un caffè solubile e due piccoli muffin, ma li porteremo in giro con noi anche oggi, dai, si cammina. Ponte delle Catene, là sopra il castello di Buda e lì dietro gli alberi dovrebbe esserci la chiesa di Mattias e il bastione dei pescatori, ma adesso li raggiungiamo, ci avviciniamo e ci leviamo da sto caos dove tagliano l'erba. Come vi abbiamo detto, castello, bastione dei pescatori, ponte delle Catene che ancora dobbiamo andare a visitare, la nostra caccia e ricerca delle mini statuine continua e questa è una di quelle, il cane fatto di palloncini. Ovviamente per fare la caccia alle mini statuine ci stiamo dedicando un sacco di tempo e non posso dire stiamo perdendo tempo perché comunque è divertente, però la nostra pianificazione si dilunga e siamo ancora sulla scalinata in direzione del bastione dei pescatori, quindi è mezzogiorno e siamo ben distanti dal nostro iter pianificato, ma ce la faremo, più che altro perché sto pomeriggio volevamo andare a rilassarci un po' alle terme, se non lo facciamo questa qui mi prende a pugni. Se continuo a farle fare solo scalinate come questa, ma siamo a visitare una città, una delle più belle d'Europa, cosa dobbiamo fare? Stare seduti alle terme tutto il giorno? No, si cammina, sì, ma guarda. Neogotica che regala una vista magnifica. Fu realizzato come piattaforma panoramica nel 1905. Deve il nome alla corporazione di pescatori che nel Medioevo era responsabile della difesa di questo tratto di mura. Le sette scintillanti torrette bianche rappresentano le tribù magiare. Thank you.
ormai è 1:30, la pancia è diventata bella lunga e andiamo a cercare un ristorantino che ci eravamo segnati in zona Castello con cibo tipico, quindi forse andiamo a provare il goulash perché ieri non abbiamo mangiato niente di tipico. Perciò giù di nuovo per le scale e pedalare, ragazzi, pedalare. Molto buone. Stiamo cercando di salire senza grosso successo al castello di Buda, ma ci sono un po' di problemi, come vedete ci sono lavori in corso e tutte le vie d'accesso pedonali sono chiuse. Volevamo farla a piedi, guardatelo lì, siamo praticamente dietro al castello, ma sembra che l'unico modo per arrivarci sia quello di prendere la funicolare, ma che devi fare per forza andata e ritorno ed è l'unico sistema e costa, mi sembra, 10 euro. Sulle 10 euro. Mi hanno detto, vabbè, vogliamo fare la salita con la funicolare e tornare giù a piedi, ma comunque è tutto chiuso. E infatti anche quest'ultima strada e tentativo che stavamo facendo di prenderlo e aggirarlo non ce l'abbiamo fatta perché è chiuso anche qua. Tutto chiuso, Simo. O funicolare o non si sale al castello. Là qualcuno è passato, eh? Adesso proviamo a passare da sotto anche noi. Forse ce l'abbiamo fatta, eh? L'abbiamo preso alle spalle. Là potrebbe esserci un ingresso. E vediamo. Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al castello. Come vi abbiamo detto, al castello siamo arrivati, potete guardare dove siamo. Vorrei ricordarvi che oggi è lunedì e questo è l'ingresso per il museo. Lunedì, chiuso, faremo una passeggiata e andiamo via. Ok, sì, avete ragione, avremmo dovuto informarci anche noi, però quando guardi troppe cose in tutti questi giorni non è che ti ricordi sempre. Lunedì chiuso uno, martedì chiuso l'altro, e il giovedì è le terme alle 20 e le altre chiudono alle 18, però quelle per fare il pomeridiano entri solo dalle 15, le altre invece solo dalle 16. Qualche cosa si sbaglia, eh? Andiamo a passeggiare, si esce di là. Abbiamo trovato l'ennesima statuina, questa ce l'aveva anche suggerita Ghela su uno dei suoi reel, adesso ve la facciamo vedere. Pensavate che andassimo solo a birra, ma qui a Budapest non potevamo non assaggiare la tipica limonata. Preferivi una birra? No. Fammi vedere l'espressione di quella che beve la prima limonata. Tipo acqua frizzante e succo di limone. Acqua frizzante e succo di limone. Sì. Ah, quindi è gasata? Sì, poco. Assaggio la mia, con i fiori di sambuco. Dopo esserci rinfrescati con quella bella limonata, stiamo andando a vedere la chiesa nella roccia. Dubito di potervela far vedere da dentro perché
credo che sia vietato fare foto e video, ma eccola qua. Come avete visto, all'interno si è riusciti a fare foto e video perché il divieto è soltanto per quando ci sono le messe, quindi è possibile fare foto e video. In teoria, compreso nel prezzo, ci sarebbe compresa anche l'audioguida che non ci è stata fornita. Poi quando l'abbiamo chiesta, vabbè, questa è un'altra storia, ve la racconteremo poi perché non siamo contenti. Però comunque, questa è una chiesa relativamente recente perché era stata costruita dai frati Paolini nel 1926, mi corregge giustamente, e fu utilizzata fino agli anni 1950, intorno al 1950 giù di lì, quando il regime comunista disse ai frati: voi mi state tradendo. Noi non sappiamo per cosa, ma furono denunciati di tradimento, cacciati, e la chiesa fu chiusa e murata, rimasta chiusa fino al 1989, quando venne riaperta e riconsacrata dal papa dell'epoca. E tuttora, non ridere perché non so chi era il papa dell'epoca, dai, adesso queste cose qua non sono cose che io possa sapere, dovrei, ma non le so, quindi voi se lo sapete, il 1989, se sapete chi era il papa, scrivetelo nei commenti. E lui ha riconsacrato l'altare e dall'epoca rifanno messa ed è diventato un punto anche turistico per noi. Se volete venirla a vedere, l'avete vista nei video, chiedete la audioguida quando entrate e fatevela dare, perché è un vostro diritto. Questa volta stiamo facendo i bravi, non potete dire di no, non stiamo mangiando come gli assassini delle volte, però ci tocca due volte al giorno almeno più la colazione, quindi adesso siamo a mangiare, si vede? Ok, per adesso a bere, è arrivata solo la birra, ma abbiamo ordinato qualcosa che speriamo forse la sera. Pulled pork, panino col pulled pork, io una... chiamiamola schnitzel con i funghi, credo, con lo fritto. Faremo vedere, a dopo. Alla fine dal menù non avevamo capito un cazzo, né io né lei, perché il pollo fritto, noi pensavamo fosse tipo la schnitzel, ma era pollo fritto, ma così. Sarà buono lo stesso, il suo pulled pork è così. Buon appetito. Buon appetito.